Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutte ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi sono tornata con i miei must have dell'estate. Avevo già in mente da un po' di tempo di girarvi questo video e dopo averlo visto anche su alcuni canali delle mie colleghe youtuber, ovviamente ho pensato anch'io di firmarvelo. Mi scuso subito per la voce, ma purtroppo negli ultimi giorni ho preso sicuramente qualche colpo d'aria, motivo per il quale il mio tono di voce è leggermente più abbassato. Spero questo non dia fastidio a nessuno e spero che comunque la mia voce sia abbastanza apprezzabile, ecco, così come ecco. Quest'oggi vi voglio parlare di 10 prodotti, o meglio di 10 categorie di prodotto che io ad ogni stagione vado a tirare fuori dai miei cassetti e a rimettere in uso. Sono quindi dei prodotti che io possiedo e che riacquisto con regolarità, soprattutto nel periodo estivo, e che diciamo amo utilizzare in questo periodo perché trovo performino meglio su di me, ecco. Sono per lo più prodotti di make-up. Ho deciso però di inserire anche qualcosa di skincare perché sono effettivamente dei prodotti che amo utilizzare soprattutto in questa stagione, e c'è poi anche un prodotto per il corpo. Detto ciò, direi subito di iniziare. Prima di iniziare, come sempre, io colgo l'occasione per ringraziare le persone che di recente si sono iscritte al canale, entrando a far parte di questa piccola community. E invito tutte le persone che magari ancora non l'hanno fatto ad iscriversi, così ovviamente da far sì che questo canale un po' alla volta cresca sempre di più. A voi ovviamente non costa nulla, ma per me è veramente un grandissimo supporto. Detto ciò, direi subito di iniziare. Cercherò di essere breve e concisa e far sì appunto che questo video non diventi troppo lungo. Voglio iniziare subito dalla prima categoria e per me la prima categoria è assolutamente l'acqua termale. Al momento sto utilizzando questa qui Uriage, che è tra le mie preferite, ma ne ho utilizzate tantissime negli scorsi anni, e in assoluto la mia preferita è questa qui di Uriage, che trovo sia ottima in rapporto qualità-prezzo, ma anche quella di La Roche-Posay, in assoluto una delle mie preferite. È un prodotto che amo utilizzare soprattutto d'estate. Lo utilizzo al mattino come primo step per attivare il mio pH della pelle, ma è un prodotto che utilizzo anche durante le ore del giorno, così da andarmi a rinfrescare, e porto con me anche al mare quando magari non ho voglia di farmi il bagno o caldo, me lo vado a spruzzare un po' dappertutto, quindi non soltanto sul viso. È un prodotto rinfrescante, questo qui in particolar modo è ipoallergenico. Ed è veramente per me un toccasana. Lo amo proprio tantissimo utilizzare al mattino e trovo che vada proprio ad attivare la mia pelle. Veramente un bellissimo prodotto. Secondo prodotto poi che amo utilizzare soprattutto d'estate, o meglio la seconda categoria di prodotti che vado ad utilizzare soprattutto d'estate, è in assoluto quella delle Mist Corpo. D'estate tendo a mettere un po' da parte quelli che sono i profumi, che invece utilizzo di più nell'arco restante dell'anno, e do precedenza alle Mist Corpo. Negli scorsi anni ho utilizzato veramente tantissimo quelle di Sol de Janeiro, che ho amato, chi più chi meno le ho amate, e al momento la mia mist preferita per il corpo è questa qui di Moroccan Oil, che nasce come una mist che può essere utilizzata sia sui capelli che sul corpo, ma io utilizzo solo ed esclusivamente sul corpo. Ha una profumazione fresca e leggermente salina, che io riconduco appunto all'estate. La trovo molto seducente, molto sensuale, mi piace tantissimo e vi posso garantire che una volta terminata io questa qui voglio assolutamente acquistarla in un formato full size. È bellissima e ho intenzione anche di portarla con me in vacanza. Passiamo poi alla terza categoria e passiamo per un attimo ai prodotti make-up. D'estate, la parola chiave è sicuramente illuminare, e proprio in quest'arco di tempo dell'anno io cerco di fare delle basi leggere ma allo stesso tempo luminose, come credo si possa vedere. E una categoria di prodotto che vado ad utilizzare d'estate
comprare sono sicuramente dei sieri luminosi o comunque dei prodotti primer luminosi che possono essere utilizzati sia da soli ma anche mescolati con i fondotinta, così da andare a rendere la base molto più luminosa. Faccio un esempio: il prodotto che sto utilizzando al momento e in assoluto tra i miei preferiti è il Brightening CC Serum di By Terry. Questo qui è una base tinta luminosa e quindi un prodotto che può essere utilizzato o prima dell'applicazione del fondotinta, può essere utilizzato da solo, ma può essere utilizzato anche mescolato al fondotinta. Altri esempi lampanti sono questo High Definition Body Makeup di Vita Liberata della linea Body Blur, che anche amo tantissimo, e come tipologia di prodotto è molto molto simile a questo qui di By Terry. E amo follemente anche il Fluid Sheer Glow Enhancer di Giorgio Armani. Sono tre prodotti che nell'azione fanno tutte e tre la stessa cosa. Io li utilizzo prima dell'applicazione del fondotinta e quando sono leggermente più abbronzata, quindi magari quando rientro dalle mie vacanze, utilizzo soltanto loro sul viso senza applicare il fondotinta. Mi piacciono tanto e trovo che vanno a preparare la mia pelle del viso, regalando una bellissima luminosità. Passando quindi allo step successivo, quello ovviamente di fondotinta, io sono sincera, d'estate utilizzo prodotti molto leggeri che possono essere o sieri idratanti colorati o delle CC cream, oppure a volte mi capita di utilizzare dei fondotinta molto leggeri, come ad esempio mi va di parlare, di farvi vedere il mio amatissimo Dior Backstage Face and Body. Questo qui è un fondotinta, ma è un fondotinta molto molto leggero che io utilizzo soprattutto d'estate, ma in assoluto i prodotti che amo proprio tantissimo utilizzare d'estate sono questi sieri colorati. E quello che sto utilizzando al momento, che tra l'altro è un prodotto low cost che ho utilizzato anche oggi e mi piace tantissimo, è lo Skin Silk Luminous Serum Foundation di Revolution. Io lo possiedo nella tonalità F3 ed è perfetto per me. Ho da qualche giorno terminato anche questo qui di Wet n Wild, che è il Tinted Hydrator appunto di Wet Wild, e come vedete l'ho terminato fino all'ultima goccia. Anche questo mi piaceva tantissimo perché era un prodotto molto leggero, leggermente colorato, quindi andava ad uniformare bene la base e allo stesso tempo ad idratarla. Questa tipologia di prodotti è in assoluto la tipologia di prodotti che amo di più utilizzare d'estate. Trovo che siano ottimi e trovo che sul mercato si trovano di questa tipologia di prodotti low cost molto validi. Al momento in wishlist anche quello di Revlon, quindi probabilmente lo acquisterò poi magari in un prossimo ordine, e sono dei prodotti molto molto validi che performano benissimo su di me. Ecco, tenete comunque conto che di base io non ho grandi discromie, ma ho bisogno comunque di un prodotto leggero che vada a uniformare ma non coprire più di tanto. Poi passiamo alla skincare. Parlando di skincare, io d'estate amo tantissimo utilizzare, prima dell'applicazione della crema, dei sieri idratanti, ma sieri che sono per lo più booster, che quindi contengono acido ialuronico e che hanno come parola chiave l'idratazione. Al momento ne sto utilizzando due, e sto utilizzando questo Hydro Boost di Neutrogena durante la skincare mattutina, che mi piace tantissimo, e alla sera sto utilizzando questo concentrato di idratazione con niacinamide e acido ialuronico di Bioderma. Diciamo che nell'azione sono dei prodotti molto molto simili e assomigliano tantissimo al Hydro Boost di Vichy della linea Mineral 89. Anche quello l'ho amato tantissimo. Al momento non lo possiedo in scorta, ma lo sapete, è un prodotto che ho sempre utilizzato e che amo follemente per la mia pelle. Questa tipologia di prodotti è una tipologia di prodotti che io utilizzo soprattutto d'estate, quando vuoi o non vuoi la mia pelle tende a seccarsi ulteriormente, e mentre nella zona T tende leggermente a diventare mista, nella parte restante del viso, come ad esempio quest'area qui, tende a seccarsi ulteriormente, motivo per cui ho bisogno sempre di qualcosa che vada ad idratare. E ovviamente a seguito poi di questi prodottini qui vado sempre a scegliere delle creme idratanti, ma con una texture piuttosto gelosa. Ad esempio, una delle mie assolutissime preferite creme idratanti per il viso dell'estate è questa qui di Clinique della linea Moisture Surge.
ne ho terminato una di Neutrogena che anche aveva una consistenza molto molto simile e diciamo di questa tipologia di creme se ne trovano veramente tante sul mercato. Come vedete, questa qui è la texture, cioè una texture gelosa ma allo stesso tempo idratante che voi spalmate sulla massaggiate sul viso e in pochissimi secondi si attiva, viene assorbita dalla pelle e percepite proprio questa azione idratante sulla vostra pelle. Questa qui è in assoluto tra le mie creme idratanti preferite della vita, ma ce ne sono veramente tante, come ad esempio quelle di Neutrogena, quelle di Vichy, ma ce ne sono veramente veramente tante che ho utilizzato negli anni e che mi sono piaciute. E un'altra che mi piace veramente tanto è questa qui di Glory Sip, la Watermelon Glow Pink Juice Moisturizer. Anche questo credo che sia la seconda o la terza confezione che acquisto e come tipologia di prodotto è molto molto simile, come texture proprio è molto molto simile a quella di Clinique. Vedete, questa è la texture idratante, leggera, gelosa, che appunto viene massaggiata, sembra veramente un gel idratante, si assorbe, non spallina, un prodotto meraviglioso, rinfrescante per la pelle, veramente un prodotto toccasana. E ritornando poi sulla scia del make-up, ho cercato di alternare così da non annoiare. Per me l'estate è assolutamente rappresentata dai blush sebum, cioè quindi dai blush che sono molto molto pigmentati, che possono essere sia in crema ma anche in polvere. Non faccio distinzione, nel senso che non ho preferenze. Mentre magari nel periodo invernale tendo ad utilizzare di più i blush in polvere, d'estate utilizzo sia quelli in crema che in polvere, ecco. E tra quelli in crema che mi piacciono di più perché sono più pigmentati, ci sono sicuramente questi qui di Fenty Beauty e sono i Cheeks Out di appunto Fenty nella colorazione 03 Bikini Martini e 04 Crush on Cupids. Sono stupendi. Questi qui non si stratificano ma si fondono proprio con la pelle e si comportano molto bene anche su una base che può essere già settata. I due colori in questione sono questi qua, vedete, sono molto molto belli e pigmentati. Possono essere poi stratificati con altri prodotti in polvere della stessa tonalità, ma vi posso garantire che sono belli pigmentati, quindi ne vale la pena. E come stessa tipologia di prodotto d'estate amo tantissimo anche questi qua di Pillow Talk, di Charlotte Tilbury della linea Pillow Talk, che sono stati lanciati lo scorso anno e sono i Matte Beauty Blush Wand, stupendi, vedete, questi qua molto molto pigmentati anche loro, si stratificano molto bene ma si fondono proprio con la pelle, meravigliosi, e questi hanno un finish matte proprio come quelli di Fenty Beauty. Infine, ultima entry di questa tipologia è sicuramente il Luminous Silk Cheek Tint di Giorgio Armani, che è quello che su oggi ed è un prodotto stupendo perché anche questo ha un finish matte, si comporta molto bene ed è molto molto pigmentato, quindi non c'è bisogno nemmeno di tantissimo prodotto, ecco, e sono veramente dei blush che io amo tantissimo utilizzare molto 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 d'estate. Invece, passando a quelli in polvere, la palette o il quad che io preferisco di più e che porto spesso con me in vacanza d'estate è questa CC Palette, la Brightening CC Palette nella tonalità 2 Beach Bomb di By Terry. Questa qui è un'intramontabile, stupenda, ha dei blush molto molto pigmentati, dei pop di colore che io adoro d'estate. Ha una profumazione leggermente alla rosa che so può dare fastidio o meno, ma a me non dispiace, l'adoro veramente tanto e la porto molto spesso con me in vacanza. Invece, passando a quelli che sono i blush colorati mono, che amo di più utilizzare nell'ultimo periodo, ci sono sicuramente queste new entry di House Labs, che sono rispettivamente Watermelon Bliss e Hibiscus Haze, e sono due blush molto molto belli e molto pigmentati. Queste sono le colorazioni, questi qui li sfrutto veramente tanto, possono essere stratificabili. Il consiglio che vi do, se l'avete o avete intenzione di acquistarli, è di prelevarli con dei pennelli con delle setole abbastanza larghe e soprattutto di scaricare prima un po' il pennello sul dorso della mano e poi di applicare il prodotto restante sul viso, ecco, perché sono dei prodotti molto molto pigmentati. Della stessa tipologia poi amo tantissimo questa novità di Nabla,
ed è della linea Close Up Blurring Powder Blush nella colorazione Lucky Rose. Anche questo è un bellissimo blush quasi evidenziatore che amo tantissimo utilizzare in questo periodo. E stessa cosa vale per questo qui di Armani che ho acquistato l'anno scorso ed è il numero 52 della linea Luminous Silk. Bellissimo, bellissimo, super pigmentato, stratificabile, settato o meglio pressato molto molto bene, quindi non spolvera, veramente stupendo. E infine ultimo blush che vi mostro è assolutamente questo qui di Revolution, di una fascia low cost, molto più bassa rispetto a quelli che vi ho mostrato, ma molto molto pigmentato, ed è il Neon Pink. Bellissimo anche questo, l'ho utilizzato nei giorni scorsi, e questo si dice sia il dupe di quello di Dior. Io quello lì di Dior non lo possiedo, ma vi posso garantire che questo qui è veramente bello. E poi altra categoria che adoro tantissimo utilizzare nel periodo estivo è quella dei rossetti molto pigmentati con delle tonalità abbastanza accese. Ve ne ho presi quattro come riferimento, che sono quattro dei miei rossetti preferiti per l'estate. Uno è quello che indosso su ed è di Charlotte Tilbury nella tonalità Coral Kiss. Questo qui è un bellissimo rossetto cremoso corallo, vedete? Stupendo, che nonostante non matchi benissimo con quella che è la mia stagione armocromatica, io amo tantissimo utilizzarlo d'estate e amo ancora di più utilizzarlo le sere d'estate con un po' di abbronzatura, quando magari ho proprio quelle guanciotte un po' rosse dal sole che ho preso nell'arco della giornata, amo tantissimo utilizzarlo. E amo poi utilizzare tantissimo anche questo Pasty Red di Charlotte Tilbury, che è un bellissimo rosso vibrante. Stupendo anche questo, e devo dire che proprio questi due li porto sempre sempre con me in vacanza. Poi come rossetti amo tantissimo questo Rocket Fucsia di Nabla della linea Matte Pleasure. Questo qui è proprio un fucsia bello acceso ed è stupendo, lo amo follemente utilizzare sia in primavera ma anche in estate. E amo poi utilizzare anche questo qui che è un Intense Volume Matte nella tonalità 187 di L'Oreal. Decisamente meno costoso, ma molto molto acceso. Assomiglia un pochino a quello di Nabla, ma come vedete vira più verso il berry, verso il ciliegia. E nona categoria, assolutamente quella dei prodotti in crema per il contour. Ne ho veramente tante, tante referenze che ho preso e che voglio mostrarvi, e sono in assoluto tutte le referenze che amo utilizzare durante il periodo estivo. Inizio subito da quella meno costosa ed è quella che ho su anche oggi, mi ha colpito moltissimo, ed è questo Shimmer Stick della linea QIC di Temu, un bellissimo stick per il contour, leggermente freddo ma molto molto pigmentato, si va a sfumare molto molto bello. Io lo possiedo nella tonalità 3, che come vedete appunto questa tonalità di marrone molto bella. Lo sfumo ovviamente come tutti gli altri prodotti che vi mostrerò con la spugnetta e si comporta molto bene. Con un prezzo leggermente più alto, ma sempre in una fascia medium low cost, è questo stick di Sephora, che invece utilizzo prettamente per il contour. Io lo possiedo nella tonalità 01 Fair to Light ed è anche questo un bellissimo stick, sicuramente da una tonalità più fredda. Questo qui lo utilizzo come primo step sul viso per andare a delineare delle ombreggiature, poi su di esso vado ovviamente a stratificare un bronzer in polvere. Anche questo un prodotto molto molto valido, con un prezzo basso ma con una qualità altissima. E passando a prodotti leggermente più costosi, devo assolutamente mostrarvi questo stick di Rare Beauty ed è il bronzer stick nella tonalità Happy Soul, che ho acquistato l'anno scorso o 2 anni fa, ed è un bronzer in stick sicuramente più caldo ma bellissimo cremoso. Si sfuma benissimo, molto sottile, si lascia stratificare molto molto bene ed è un prodotto fenomenale. Come prodotto fenomenale è questo All-in-One Bronzer and Contour Stick di Diego Della Palma, che è quasi terminato e che probabilmente quest'estate terminerà, che amo follemente.
Un prodotto ottimo che utilizzo da solo, leggermente caldino, vedete questo è ancora più caldo rispetto a quello che vi ho appena mostrato di Rare Beauty ed è perfetto per le sere d'estate quando appunto ho un tono leggermente abbronzato della mia pelle. E infine ultimo prodotto che amo, amo, amo è sicuramente il Laguna Sunkist Bronzing Cream di NARS. La situazione attuale di questo prodotto è questa qui. Lo possiedo da vari anni ed è un prodotto veramente bellissimo che amo tantissimo utilizzare d'estate, me lo sono divorata veramente negli anni e sicuramente lo utilizzerò con piacere anche nei prossimi mesi. E infine, decima ed ultima categoria è quella dei prodotti nutrienti e con un finish shine per le labbra. Due prodotti che amo tantissimo utilizzare in questo periodo, infatti, sono queste due referenze. La prima è il Maracuja Juicy Shift di Tarte, che è appunto un prodotto plumper per le labbra, ma assomiglia quasi a un vero e proprio balsamo labbra, con un effetto plumping sulle labbra e un finish luminoso strepitoso. Vi fa proprio un effetto di labbra rimpolpate, quasi di labbra rifatte. E stesso discorso vale per questo qui di Yves Saint Laurent, che è Love Shine Candy Glaze, che io personalmente amo tantissimo, è nella tonalità 05. Ed è una tonalità leggermente più corallo, vira più verso il corallo. Anche questo è un prodotto che amo tantissimo utilizzare d'estate e come vedete ha questo finish shine strepitoso e vi lascia veramente delle labbra nutrite e morbide. E con questo è tutto. Questi quindi erano i miei 10 must have per l'estate, quindi le mie 10 categorie di prodotto che bisogna assolutamente utilizzare nel periodo estivo e che io personalmente utilizzo nel periodo estivo. Fatemi sapere nei commenti quelli che invece sono i prodotti che voi personalmente amate utilizzare di più d'estate, e ovviamente se abbiamo alcuni di questi prodotti in comune. Vi ringrazio se siete arrivati fino a qua, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video. Ciao a tutti!